Anassimene nasce a Mileto, che come abbiamo visto è una delle colonie della Grecia, che è anche la culla della filosofia. Discepolo di Anassimandro, di lui ci rimangono solo un paio di frammenti e sappiamo che ha scritto un libro sulla natura. Eredita la tradizione della scuola di Talete e di Anassimandro ed è anche l'ultimo esponente della scuola ionica di Mileto. Anche egli prosegue quel metodo naturalistico e scientifico che abbiamo già analizzato negli autori precedenti, Talete e Anassimandro. Riteneva che la Terra fosse piatta e fosse sostenuta dall'aria, mentre gli astri sarebbero stati delle foglie di fuoco, anch'esse piatte, che stanno nel cielo e ruotano attorno alla Terra. Anassimene, come Talete, individua l'archè, quindi il principio, l'origine delle cose e del reale, e anche la spiegazione di esse, in un elemento fisico. Mentre, come Anassimandro, ritiene che tale elemento fisico debba però essere infinito. Ecco che Anassimene individua il principio di tutto nell'aria, una sostanza quindi fisica ma infinita, infinitamente estesa, ma anche definibile qualitativamente in modo determinato. Ci troviamo quindi ancora di fronte a un monismo, quindi un elemento a origine del tutto. E mantiene l'esigenza di Anassimandro perché l'archè è un principio infinito che determina muovendosi il tutto, e di Talete mantiene invece la fisicità, la concretezza dell'archè. Dall'aria hanno poi origine tutte le cose, e le differenze tra gli elementi rispetto all'archè avvengono attraverso il processo di rarefazione e condensazione dell'aria. È facile infatti pensare all'aria come soggetta a variazioni, e quindi si presta a essere pensata facilmente come un principio capace di generare la varietà delle cose che costituisce il mondo. Si può dunque passare dall'aria al fuoco attraverso la rarefazione, o dall'aria all'acqua tramite la condensazione, fino ad arrivare alla terra. La parte condensata diventa fredda, mentre la parte rarefatta diventa calda. Ed ecco che compaiono i primi due grandi contrari, il caldo e il freddo. Questi due opposti sono dunque il risultato del movimento dell'aria e permangono all'interno del principio originatore stesso, all'interno dell'aria. Da questi due contrari derivano poi tutti gli altri elementi. L'archè, quindi, produce il molteplice, che è elemento che contraddistingue il mondo. Per questo fatto si può anche intuire che le differenze qualitative tra gli elementi che compongono il reale si possono anche ricondurre a distinzioni di carattere quantitativo dell'elemento originatore, cioè in base alla maggiore o minore quantità di aria presente nelle cose si possono individuare le differenze. Da questa idea di Anassimene deriva anche la bellissima immagine che ritrae il cosmo come un grande organismo, animato da un grande soffio vitale, il pneuma, che vivifica, conferisce vita. Esso è anche segno della presenza nell'uomo dell'anima. Quindi l'anima sarebbe aria che tiene unito l'essere umano e allo stesso tempo è l'aria che permea l'universo e lo tiene tutto unito. Abbiamo quindi un primo affascinante parallelismo tra il microcosmo dell'essere umano, della vita umana e il macrocosmo dell'universo.